Ciao a tutti ragazzi, ecco, bentornato qui con questo nuovo video. Eccoci ritornati qui su Playful Bet. Siamo all'episodio numero 51. Faccio questo video un po' veloce, anche perché è tardi e non posso neanche urlare più di tanto, neanche parlare più di tanto. Dunque andiamo a vedere le grafiche della Champions e dei campionati che si sono disputati in questa settimana. Non perdiamo altro tempo e andiamo. Ok, se vi ricordate bene, gli scorsi due episodi abbiamo scommesso all'incirca più di 120.000 coin. Andiamo a vedere, bonus giornaliero di 10.500 coin, poi li abbiamo vinte sul Chelsea, sul Torino, sul Tottenham e sul Siviglia. Il resto li abbiamo perse, qui il totale giocatore è di 77.200 coin, il totale vinto è di 74.320, quindi un profitto in perdita di quasi 3.000 coin. Passiamo invece alla Champions League, dove avevamo giocato 5 partite tra cui 4 perse. Qui il nostro bilancio è di 10.000 coin vinti, anzi 10.500 coin vinti, qui ne avevamo giocati 25.000, quindi abbiamo un profitto negativo di 15.000 coin. Quindi avete potuto anche vedere che anche se scommetto più di 100.000 coin riusciamo comunque a guadagnarci più o meno lì. Abbiamo perso quei 7.000 coin, 10.000 coin che comunque non ci danno tutti questi problemi. Adesso abbiamo capito perché scommetto così poco. Non serve fare all-in, perché se fate all-in e perdete vi mangiate tutto il guadagno che avete fatto, e se giocate di più rispetto alla media, quella che gioco io solitamente, riusciamo ad andare comunque in perdita di come andiamo normalmente, come le gioco io. Non so se avete capito. Comunque andiamo sul sito per vedere quali partite giocheremo questa settimana. Ricordo che c'è il turno infrasettimanale, quindi passiamo sul sito e andiamo. Ok, eccoci qui. Allora, non saranno tante le partite su cui giocheremo oggi. Allora, ci spostiamo su Atletico Madrid, quotazione di 2.4, anzi 2.04. Torniamo a scommettere come al solito 6.000 coin. Il nostro profitto sarà di 6.240 se ovviamente vinceremo. Giochiamo soprattutto sulla BPL, la Premier League, siccome ci sono quote abbastanza allettanti. Qui Siviglia, quotazione di 1.36, andrei pure su 7.000 per il Siviglia, vinto contro il Liverpool in Champions 2-1 mi sembra, in trasferta, quindi molto molto buono per il Siviglia. Come detto, passiamo alla BPL, West Ham Tottenham. Andiamo sul Tottenham ovviamente, quotazione di 1.56, andiamo su 6.500. Southampton Manchester United, andiamo su Manchester United, quotazione di 1.6. Dunque andrei su anche qui 6.000 coin, giochiamo solito 6.000-7.000, sì, ce la giriamo così. Poi Stoke City Chelsea, 1.4 per il Chelsea, mentre lo Stoke è 4.76. qui molti hanno scommesso sul Chelsea, quindi andiamo lo stesso sul Chelsea, 1.48, e andiamo pure su 7.000 oppure 8.000 per il Chelsea. 8.000. Leicester City Liverpool, abbiamo il Leicester quotato 3.48 e il Liverpool 1.72, dunque andiamo sul Liverpool 1.72 e ci buttiamo anche 7.500 sul Liverpool, e quindi se la giochiamo. Siamo scesi sotto i 300.000, che non capisco perché mi si era buggata, era tipo meno 15.000 perché era stata annullata la partita della Roma, e era su un macello che non so neanch'io. Comunque Lilla Monaco, 1.56 per il Monaco, e ci butterei 5.005 sul Monaco. Alcune partite si giocano nel fine settimana, tipo questa si giocherà domani ad esempio. Andiamo sull'Izza, anzi sull'Ipsia, praticamente la squadra della Red Bull che è in Europa. Ci buttiamo 6.000, quotazione di quasi 2, quindi è molto buona, ci sta, ci sta. E infine l'ultima partita è l'Hertha contro Leverkusen. Hertha che è quotato 2.56, quindi
Super buono. Leverkusen a me ha fatto sempre perdere, però sono dettagli. E ci butterei 6.000 sull'Hertha, che comunque sia ha il suo perché e ha i suoi giocatori. Dunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. In ogni caso, vi invito a lasciare un commento qui con i soliti consigli. E mi raccomando, passate su Telegram, Facebook, canale Telegram e gruppo Telegram. Lo so, ho ripetuto Telegram un sacco di volte nel giro di tre parole. Quindi, saluto qui da Alessio. Vi lascio, buona serata, bella!